Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da UnirTP. Atari VCS 2006, Rare Sport Boxing, della serie Rare Sport, giustamente. Andiamo a parlare di un titolo di box, perché non l'abbiamo mai fatto, ma io qualche titolo di box l'ho giocato d'infanzia e sono rimasto affezionato. Questo è uno tra quelli, insieme a Punch Out, Super Punch Out. E c'è anche interessante Rocky Balboa per Master System, c'è il capitolo per il 7008, ma tutta roba che vedremo, una piccola miniserie sul box. Box che a me non è mai stato uno dei miei sport preferiti, però ci sono certi personaggi che ti facevano appassionare allo sport, e sulla box il personaggio che ti faceva appassionare alla box, appunto, la Mike Tyson, senza se, senza ma. Cartuccia recuperata che avevo all'epoca, questo è un facile recupero, poco costoso fortunatamente, e quindi ci andiamo a fare una bella partita. Ma poi parliamo di quattro cose. Questo è il manuale, abbiamo già visto nella TP Collection, ma volevo illustrare due cosine del gioco. Io analizzerò il gameplay in single player, dove è un po' più debole. Questo è un bel gioco, è tecnicamente molto bello, ma molto debole sotto il punto di vista del gameplay. Se giocato, come si dice, in single player, molto meglio se giocato in due giocatori. Questo è un gioco da due giocatori, in realtà. Questo è un gioco che dà il meglio di sé su due giocatori. Sul giocatore singolo è un po' più debole, coppia di, però, perché non c'è molta sfida sul giocatore singolo, no? Quindi è un po' così, però è un ottimo titolo lo stesso. Problema, sapete qual è? Costavano un sacco di soldi quei giochi qua, e se è troppo facile, per assurdo è troppo facile giocare in singolo. Allora, vediamo cosa c'è interessante da segnalare. La campagna inizia la partita, sposta il tuo pugile intorno al ring muovendoti col joystick. Ci sono tre tipi di pugni da dare: il pugno corto, il pugno alto e il pugno basso. Ci sono quattro tipi di pugili e ogni pugile ha una sua caratteristica diversa, ha un punto debole diverso, quindi devi imparare a conoscere il tuo avversario. Abbattimenti, knockout, entrambi iniziano con la barra della forza del pugile, che man mano riusciremo a colpire il nostro avversario, si incrementerà. Quando la barra lampeggia significa che il pugile è lì di prendere a terra, trova il colpo giusto, la distanza giusta per riuscire ad abbattere il pugile. Questo, se avrà poca energia, se sarà rimasta energia sufficiente, non riuscirà a rialzarsi, altrimenti si rialzerà al nono col tocco della campanella. Knockout, il modo migliore per mettere fuori il combattimento il tuo avversario, per sferrare ovviamente il maggior numero di pugni. Questo aumenta la tua forza e ti fa guadagnare mentre indebolisce il tuo avversario. Quando inizia a lampeggiare, cerca il pugno per atterrare il tuo avversario. Potrebbe alzarsi, però se non è debole abbastanza. I knockout tecnici. Per guadagnare knockout tecnico, un pugile deve dare 12 pugni consecutivi al suo avversario
senza farsi mai colpire. Interessante quella cosa qua, tutte tecniche interessanti. Poi c'è da segnalare, ogni pugno, abbiamo già detto, un punto debole, cerca Iron, qua c'è l'elenco dei pugni, Iron Fist alle costole tenere, un colpo giusto lo può abbattere, Jabbing Jack, qua c'è un errore di traduzione, alla mascella di vetro, quindi colpiscilo al viso per abbatterlo. Lefty O'Larry allo stomaco debole, mettiti sotto di lui per abbatterlo con un pugni bassi, perché ci sono tre tipi di pugni, no? Alto, medio e basso ovviamente. Macho Man è quello più duro, ma andrà giù facilmente con una raffica di pugni al viso. Ok, commutatore di difficoltà importante. Il gioco è facile col commutatore di difficoltà su B a destra, gli avversari sono meno resistenti, mentre se vuoi una vera sfida prova su A, dove gli avversari saranno più resistenti. Ma io vi dico che questo invece è altri manuali, io vi dico che è troppo facile anche a livello di difficoltà massimo, quindi in singolo il gioco offre a poco da offrire, e sicuramente se lo prendevamo all'epoca, nonostante il gioco sia veramente bello, molto bello, sia tecnicamente molto bello, graficamente molto bello, all'altezza, sopra la media per Atari 2006, ma proprio pecca un attimo sotto il punto di vista del gameplay per quella storia lì, che stranamente è molto 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 facile. Discorso diverso per il multiplayer, giocando in due contemporaneamente il gioco potrebbe essere eterno, e allora lì sì che il gioco dà il meglio di sé, ma purtroppo tante volte non potevamo sempre avere qualcuno che ci giocavamo insieme, quindi il single player pecca un po'. Comunque niente, colleghiamo l'Atari 2006 e andiamo a vedere questo Real Sport Box ITS Atari 2006 tra un secondo. Totale nostalgia ritrovarsi di fronte a questa schermata qua. Boxing, Real Sport Boxing della serie Real Sport tra il 2006 e 1987, questo mi rievoca, come dicevo anche nella intro, un sacco di ricordi, tra i quali ovviamente Rocky Balboa. Perché Rocky Balboa? Non lo so perché vedete quel il ring fatto in questa maniera, con questa lanterna tipicamente anni 70-80, con la gente sotto, mi fa immaginare quando Rocky si allenava, no, nel suo. E poi c'è la questione Tyson, erano quegli anni lì, erano gli anni di Tyson, chi non conosce Mike Tyson. A me della box sinceramente, francamente, non è uno sport che mi è mai piaciuto, ma da bambino, da ragazzino, lo ricordo bene, quegli anni di Tyson, perché seguivo la box per Tyson. Tyson era uno di quei personaggi che da solo faceva spettacolo, che faceva molto spettacolo anche, che da solo attirava la massa, attirando la gente, anche se magari non era del suo sport preferito. Non so, mi viene in mente come Maradona nel calcio, come Pantani nel ciclismo, come Ultimate Warrior, Hulk Hogan nel wrestling. Il personaggio fa lo sport, il personaggio da spettacolo, e Tyson fu un personaggio da spettacolo enorme. Iron Man, testa calda, grande campione, secondo me uno dei più grandi pugili, anche se non sono appassionato di boxe, quindi di quello che ho seguito io, della storia che ho seguito, mi ricordo quando facevano gli incontri Tyson, 19 incontri se non sbaglio, 12 per KO tecnico al primo round, è stato il più giovane campione del mondo dei pesi massimi a 20 anni, solo 20 anni Tyson, e poi pian piano ha avuto un declino perché era una testa calda, e non solo quello, era anche tra virgolette accompagnato, consigliato da persone che sicuramente non l'hanno aiutato, ha delapidato un capitale, è stato denunciato più volte, denunciato per stupro, ma
Questo me lo ricorda tantissimo. Ricordo l'incontro dopo che è uscito dal carcere Tyson nel 90, nell'88, il primo con Holyfield, quando poi tornò pian piano Tyson, rivinse la cintura e poi sfidò Holyfield, dove ci sono i due incontri storici più belli del pugilato, dove Holyfield per due volte vince con Tyson e nella rivincita ricorderete bene che, visto quell'incontro, il fatidico colpo di pazzia totale di Tyson, dove strappò a morsi l'orecchio Holyfield. Cioè, cose d'altre epoche. Tyson comunque è un personaggio testa calda, pazzo, ma comunque anche andato in un giro dentro delle mani che non hanno sicuramente aiutato, certamente aiutato. È un peccato perché era un campione Tyson, e questo me lo ricordava, un gioco che mi ricordava Tyson, me lo ricordava tanto. E vedremo questa piccola miniserie di giochi di box, perché ne sono tanti interessanti, sia sul 2006, sul 7008, beh, sul NES Punch Out, ovviamente, Super Nintendo, Super Punch Out, e anche per la Wii. Poi c'è anche Rocky per Master System, che è molto interessante, che vedremo quelli che ho, ovviamente. E niente, che c'è da dire? Questo gioco è bello, è fatto bene, mi piace, tecnicamente è molto bello, ma non è completo, è privo di sfida, è fine a se stesso, perché i giochi all'epoca costavano molti soldi. Scusate questo lungo preambolo, ma è necessario, e quindi costavano molti soldi. Il concetto qual è? Che questo gioco, stranamente, era al di sotto delle aspettative a livello di difficoltà, nel senso che una volta imparato, in 2 secondi, in 10 minuti si imparava il gioco, e il gioco si concludeva in breve al massimo livello di difficoltà, per poi non spingerti molto più a rigiocarlo, se non per qualche soddisfazione personale, ma neanche più di tanto, perché non c'è record da migliorare, punteggio, non c'è molte cose da fare. Ci sono state molte scelte discutibili, ci sono quattro. Allora, due commutatori di difficoltà A e B. Lo gioco adesso lo sperimentiamo su B, che è il livello di difficoltà facile, e poi andremo a giocarlo e affrontare tutto a livello difficile B. Tasto Select, se non sbaglio, no, tasto Select, sì, si seleziona il personaggio che vogliamo, un qualsiasi personaggio dei quattro disponibili: Jabbing Jack, Iron Fist, Macho Man, che questo prima era Tyson, e Lefty o Larry. Si può scegliere qualsiasi personaggio che vogliamo e si può scegliere qualsiasi avversario che vogliamo. Quindi giochiamo contro Jabbing Jack. Il problema è che poi il gioco non va avanti, nel senso che una volta che io ho sconfitto questo, poi basta, non va a quello successivo per quello successivo ancora. Avrebbe avuto un senso così, aumentando leggermente di difficoltà, invece così non è, e lo rende un gioco un po' privo di sfida, fine a se stesso. Chiudo un secondo la finestra perché c'è casino. Ok, quindi il concetto è quello lì. Il gioco è molto bello, tecnicamente pregevole sul 2006, ma fine a se stesso, e con quello che costavano non ti dava, non potevi giocarlo mesi, perché dopo 2 giorni che lo giocavi avevi già visto tutto quello che potevi vedere. Comunque, andiamo a far partire il gioco, e c'ho i pugni bassi, pugni alti e la difesa. Ma il concetto è che una volta imparato il gioco, noi prendiamo, bisognava premere velocemente, puntare l'avversario e fare una roba del genere, pugni bassi, alti, pugni. Vedete che c'è la barra dei colpi sotto, dove c'è scritto 18, sono i colpi che lui, il mio avversario, ha incassato. E quando quella barra si illumina così, vuol dire che sta per andare al tappeto. Devo trovare il colpo giusto per mandarlo al tappeto. Se riesco a mandarlo al tappeto con la barra al massimo, difficilmente si rialzerà. Ok? Knockout tecnico! 26 a 8 sono i punteggi, i pugni che gli ho dato in pratica. Fine. Fine, perché poi non va avanti al prossimo avversario. Io cambio il commutatore su A,
A, che è il livello più difficile, e cosa cambia? La resistenza degli avversari. Quindi adesso prendo Left Your Rear e cominciamo a batterli tutti contro Jabbing Jack. Ok, però non sono un po' più difficili da battere, un po' più resistenti, ma il concetto è quello lì. Poi se cambio pugno va un po' giù più velocemente, ma non è che cambi molto in realtà. Pugni, bello anche le animazioni dei personaggi quando incassano i colpi, quello è realmente bello. Abbiamo sbattuto, ma forse si rialza perché non era al massimo dei danni. Però non potrei vivere a lungo. Non bisogna lasciarlo uscire dalle corde quando va alle corde. Cerca di... Dai, buttalo giù! E poi c'è la campanella. Fine del primo round, 49 a 14, sono praticamente devastato. Bello anche quel momento di pausa qua. Cioè, il gioco è tutto giusto, eh. Il gioco è tutto assolutamente giusto, ma ha quel problema lì che è totalmente privo di sfida. Mi sta venendo il mal di mano. Dai, battilo! Non incastrarti. Ecco, adesso è pronto per il knockout tecnico alla seconda ripresa. E basta. È finito lì, poi io ricomincio, rifaccio la mia partita, ma il gioco in sé finisce lì. Quindi io prendo sempre left, adesso li battiamo tutti. Battiamo Iron Fist. Vieni qua, Iron Fist. Non andare all'angolo subito. Togliti dall'angolo. Togliti dall'angolo. Vieni qua, ok, questa è la posizione giusta. Devo premere velocissimamente. Dai un sacco di botte. Il concetto è anche divertente lui, eh. Non è knockout tecnico perché non è ancora al massimo dei danni, ma... gli manca. Adesso sì, vai giù, vai al tappeto, non mi fare fare un altro round, 50-16. Poi lui recupera qualcosa perché riposa, e il gioco è molto divertente, ma ripeto, è assolutamente privo di sfida. Quando si incastra, quando fa resistenza che vi abbraccia, perché questo è il concetto, dovete un attimo spostarsi. Bisogna prendere le contromisure. E va al tappeto anche lui alla seconda ripresa. Vediamo se riesco a ucciderne uno alla... Knockout alla seconda ripresa. E praticamente io sto finendo al massimo livello di difficoltà il gioco di quello che può offrire. In realtà non cambia niente cambiando personaggio, non cambia niente. Quindi facciamo ancora Lefty O'Leary contro Mike Tyson. Questo per me era Mike Tyson, che in realtà è anche, non sbaglio, non è quello più resistente. Sono tutti uguali, anche gli avversari non cambiano. Tyson alle corde! Non è più il Tyson di una volta. Sono sofferente a incastrarmi. Io ti mando al tappeto alla prima. Vai giù. Vai giù. Knockout tecnico alla prima ripresa. Non è più il Tyson di una volta. È proprio divertente, ma come vedete, sono al massimo livello possibile di difficoltà. Io ho già giocato, ma vi garantisco che in
Mezz'ora di tempo dedicato si arrivava qua, a quei livelli qua. Fine dei giochi e molti soldi in meno nel borsello. Buonanotte, grazie. Però è un titolo molto valido. Per oggi è tutto, sto un piacere, alla prossima. Ciao!